Racconta la Casa Museo, si intitola così una rassegna di teatro e narrazione partecipata ospitata alla Casa Museo di Ivan Bruschi. Il teatro che entra nel museo, la partecipazione attiva del visitatore che diventa spettatore, che è un passaggio che può sembrare semplice ma in verità è per noi fondamentale. E quindi diamo voce alle opere d'arte in alcuni progetti di formazione per il pubblico, adulti e scuole e studenti e studentesse, e poi ci sono gli spettacoli che chiaramente in orari diversi, col fatto che il palazzo è bellissimo ma ha delle capienze ridotte, così cerchiamo di accontentare il più possibile spettatori, spettatrici e soprattutto cerchiamo di fare dei legami con la collezione presente qui a Casa Bruschi. Primo spettacolo per grazia ricevuta Chiaroscuro della compagnia Teatri 35 di Napoli. Il corpo si mostra attraverso un gioco tra luci ed ombre che, come nei quadri di Caravaggio, arriva al pubblico per grazia ricevuta in una rappresentazione vivente dell'opera a cura degli attori. Noi quello che vogliamo trasmettere non è l'immagine identica, la rappresentazione identica, ma noi vogliamo dare l'idea, la suggestione, un po' anche far vedere al pubblico il momento in cui quella cosa stava per avvenire. Quindi poi con l'accompagnamento della musica registrata noi montiamo una sequenza, quindi quasi come se fossimo dei ballerini. La musica ci conduce come una drammaturgia e quindi noi montiamo all'interno della musica i quadri. Dopo lo spettacolo, una visita gratuita per scoprire la collezione Bruschi. La rassegna proseguirà con altri appuntamenti. Prossimo il 21 ottobre con Fiabe da tavolo, Teatro delle Apparizioni, uno spettacolo per grandi e piccini che verrà fatto su un tavolo, quindi teatro di narrazione si unisce al teatro di figura e il teatro d'oggetto per fare un viaggio verso dentro le fiabe. E il 28 invece si inaugura questo percorso multimediale che è frutto, diciamo, del lavoro, dei laboratori di scrittura che è già partito, è già iniziato. E concludiamo questo percorso il 2 novembre, questa rassegna, con Matteo Fantoni che andrà in scena con Il Silenzio.